Salve a tutti. Per Natale vi avevo promesso un regalo molto speciale. Il regalo per quest'anno ai miei iscritti è quello che vedete ora a schermo. Planet Explorers completamente in italiano. Circa un mese fa la Patea Games, casa produttrice del gioco, ha rilasciato un metodo per tradurre il suo titolo in tutte le lingue. Di default il gioco è disponibile solo in inglese ed in cinese semplificato. Io sto provvedendo a tradurlo in italiano, ed altri fan in giro per il mondo stanno andando avanti con le localizzazioni in altre lingue. La versione attuale della mia traduzione è praticamente quasi completa per quanto riguarda l'interfaccia grafica del gioco, compreso il tutorial interno del Creation Editor che vedete ora a schermo. Mancano invece ancora la maggior parte degli oggetti dell'inventario, per ora sono state tradotte solo le armi principali. I dialoghi della campagna invece verranno tradotti in italiano in contemporanea ai rilasci dei miei video di gameplay. Non perdetevi quindi nemmeno una puntata se volete avere gli aggiornamenti futuri della traduzione. Per ora ho tradotto quasi tutti i dialoghi che vedremo in questo episodio più tutti quelli del precedente. Purtroppo alcuni li ho saltati perché nel file della traduzione in inglese non sono tutti in ordine di comparsa. Tornando alla nostra storia, alla fine il dottor Carter ce l'ha fatta a salvarsi dagli orsacchiotti. Come vedete vivo e vegeto. Brutto bastardo, prima o poi me la pagherai cara. Jerdy non dovrà di certo ringraziare te per essersi salvata. Ora è nel tubo guaritore comunque. Visto che tanto non hai un cazzo da fare, vai almeno a cercare Chenesley. Stanno fuori da troppo tempo. Ok, va bene. Ho saltato nel video l'ultima parte del ritorno all'accampamento di Carter perché avevo girato quella parte di campagna senza la traduzione. Dopo essere arrivato qui, mi sono fatto anche tutto l'equipaggiamento di pietra e ho reclutato due seguaci che mi aiuteranno nell'avventura. Che cavolo stai facendo? Vedi di muoverti. Brutto vecchiaccio, non rompere. Più veloce di così il gioco non mi fa andare. Dici? Dai un'occhiata al tuo inventario. Ci ho messo dentro un regalino. Il mio giocattolo preferito. Il tuo che? Devo preoccuparmi? Cos'è questo Carter Cycle? Il tuo triciclo? Non offenderlo. Sviluppa ben 50 km orari di velocità. Visto che è bomba. Ma che bomba è bomba? Sto triciclo va più lento di un'ape. Meglio comunque che muoversi a piedi. Veicoli come il Carter Cycles, ma anche molto migliori, li potete creare con l'editor ed utilizzarli in gioco. Questo è il vero punto di forza di Planet Explorers. Prossimamente vedremo come creare un sacco di altre cose. Sei tu Chenzen? Allen mi ha spedito a cercarti. Yep, I'm a weapon specialist for the Colonial Defense Force. So you found our camp. Glad to see the other survivors. I was afraid we were the only ones. Cos'è successo durante la sequenza di atterraggio? I'm not sure, but something hit the ship. It didn't look like a weapon though. Nothing exploded. This looks pretty good. Maybe it was a space rock of some sort. The Epiphany fell to the north of here. We'll probably get the answers we need when we find the ship. Non hai ancora trovato nessuno? No, I haven't seen anyone in this area, other than you. The lifeboat should be carrying beacons that usually light up the entire planet, but I'm getting nothing. I'm also having trouble using my shortwave set. There seems to be a lot of electromagnetic interference everywhere. Maybe it's from the minerals on the ground. I don't know. I just have a bad feeling about this. Yeah? Cos'è questo posto? This here is a meteorite crater. I was doing some spectrometer readings and it's full to the brim with iron and copper. I think we can use them to build some defense weapons around the camp. Think you can help me? Gather some up for me and I'll teach you how to build mobile sentries. What do you think? Sono pronto per le sentinelle. Okay, here. I have an upgrade to the mineral scanner app in your mobile PC. This will allow you to find iron and copper. Remember, that tin is usually mixed with copper, so if you dig up copper, you'll probably end up with some tin. Abbiamo già visto nella recensione di qualche anno fa come funziona lo scanner minerario, che nelle ultime versioni necessita di alcuni script per trovare i vari minerali. Appena otterrò un piccone di rame, minare diventerà una cosa molto veloce.
Con una picconata si estraggono almeno 10 blocchi alla volta. La vecchia recensione la trovate in descrizione. Che è sta musica di merda? C'è. Ecco quello che mi hai chiesto. Here's the script of the Sentry Type 01. I'll throw in two of them as a bonus. Make them count. Dannati Dave. Ho cambiato i gusti musicali a questo tizio o smetto di pubblicizzarvi il gioco. Prima di partire a cercare Sly, mi sono fatto dare da Chain gli script per le armi da fuoco e per arco, scudo e spada di ferro. Ok, questo non è buono. About damn time you came back. Where's Sly and Chen? Non ho visto Sly all'albero, solo il suo zaino. Chen arriverà a breve. Damn, he didn't. Hey, we've got to get moving. I saw a herd of creatures coming this way on my way back. We have little time before they get here. We can't move. Gertie's going through the healing tube. It'll be at least another hour before she's done. What? Damn it, Doc. Hey, help me set up a defense perimeter around the camp. We must stop them from getting through. They're coming from the northwest, so focus on that direction. Madonna cara, spegnetelo. Oltre a sentire musica di merda che neanche Gigi D'Alessio sarebbe in grado di creare, porta pure casini. È arrivato il momento di usare la modalità creativa per tirare su due muri e piazzarci sopra le due torrette automatiche che Chain ha costruito prima, usando i minerali che gli ho estratto. Ok. È tempo di menare le mani. Teniamo la linea. Se sfondano il muro per Jardy è la fine. Gli alleati vanno riforniti di armi sia da mischia che da distanza, di medikit, revival shot per resuscitarsi e munizioni. Loro sceglieranno di volta in volta cosa usare in combattimento. Vanno anche nutriti, fatti dormire, curati dalle malattie e via discorrendo. Questo aspetto gestionale del gioco sarà ancora più importante quando verrà fondata una colonia. Oltre a combattere, raccolgono anche gli oggetti e le erbe che trovano in giro. Un altro oggetto che dà Chain in una sua missione secondaria, che devo ancora completare, è il faro per i mostri. Questo oggetto, una volta piazzato, attirerà i mostri a sé, permettendo di creare dei tower defense, come quelli che sto giocando in questa missione. Un esempio del loro utilizzo lo abbiamo visto nella vecchia recensione che avevo fatto di questo gioco anni fa. I think I've decided. I don't really like this planet. Ok, è finita. Jardy si è ripresa ed abbiamo vinto.
Per utilizzare la traduzione sulle vostre partite è sufficiente sostituire il file che trovate in descrizione a quello originale presente nella cartella del gioco con lo stesso nome. Arrivederci alla prossima e buon Natale a tutti! Spero, con questa traduzione e questi gameplay, nonostante tutti gli ostacoli, di far conoscere di più questo gioco. A mio parere, merita molto più di altri sandbox in uscita come Astroneer, o già da tempo in circolazione. Bye bye.